festa, innanzitutto grazie a voi fratelli e sorelle che ci hanno aiutato a pregare, perché veramente è stato tracciato un percorso della speranza. In questo cammino dei primi 5 sabati del mese ci siamo impegnati a raccogliere il nostro pensiero e a fissare lo sguardo del nostro cuore su alcune virtù di Maria, per lasciarci prendere per mano da lei e proprio per fissare con un'immagine questa realtà, ho scelto per questo incontro questa icona della Madre di Dio. È detta Madre di Dio o di Vitria, è il suo nome proprio, che vuol dire praticamente la guida, colei che conduce mostrando la direzione, colei che si fa guida del popolo cristiano indicando con il gesto della mano Gesù, lo si vede bene. È l'icona più antica, è il tipo di icona più antico in Russia e anche quella più venerata. Come in tante altre icone si vede bene come Gesù, anche se il bambino in braccio alla mamma, è sempre presentato come un adulto, è sempre presentato come Dio e come uomo, perché attraverso alcuni segni particolari in lui c'è la pienezza della divinità e dell'umanità. Tante volte noi diciamo, la Chiesa ci insegna a riconoscere Gesù come vero Dio e vero uomo. Lo vediamo dal gesto delle mani, proprio perché così rimane fisso anche nella nostra mente e nella memoria del nostro cuore. Una delle mani di Gesù, quella destra, si alza e benedice. Gesù Dio, e l'altra tiene in mano il rotolo della legge, è l'uomo che non si sottrae alla legge data da Dio a Mosè, ma che la vive e la porta a compimento, come Gesù stesso ci dice nel Vangelo. Ecco, la Madre di Dio ha una tunica blu, e lo vediamo dal braccio destro che esce dal manto, e blu nel linguaggio iconografico indica l'umanità. Maria è creatura in tutto come noi, eccetto il peccato, sappiamo perché è nata il concetto di Immacolata. E poi porta sulle spalle un manto che è color porpora, che è segno della regalità, non un privilegio fatto a Maria, ma regalità di cui anche noi e tutti gli uomini siamo rivestiti grazie al battesimo. Il battesimo ha cancellato il peccato e ci ha fatti davvero figli di Dio per adozione. Ecco, è molto bella questa icona perché ci fa vedere come Maria, che ha preso con tutta se stessa il compito che le è stato affidare di guidarci a Gesù, esprime proprio nel volto la dolcezza e la tenerezza del suo modo di guidare gli uomini, del suo modo di guidarci. Cioè non è che si impone, ci offre la mano perché noi la prendiamo e lei ci possa condurre come una mamma fa con un bambino, il suo figlio piccolo. Mi sono chiesta, Maria è guida per noi, è una guida sicura. Perché? Perché Gesù l'ha diretta personalmente. Gesù con una mano mi piace di immaginare che si lasciava condurre dal Padre attraverso lo Spirito. Abbiamo visto domenica scorsa, lo Spirito l'ha condotto nel deserto, domani sarà portato sul monte per essere trasfigurato, e così per tutti i suoi passaggi terreni. E con l'altra mano Gesù ha condotto la Madre nella sua stessa corsa, quella di fare la volontà del Padre. È stato per lei un po' come fa
vita spirituale, sì, passatemi l'espressione. E proprio per questo, adesso che lei è in cielo, accanto a Gesù, può offrirci la sua mano materna e può davvero condurre noi che siamo così piccolini in questo cammino dietro di lei. Sembra quasi dirci questo, rubando un po' le parole a San Paolo: fatevi miei imitatori, come io lo sono di Cristo, come io lo sono stata di Cristo. Perché Maria ci indica Cristo? Mi piace risalire un po' ai primi tempi della Chiesa. Ecco, i primi cristiani erano soliti raffigurare Gesù soprattutto attraverso due immagini, quella del filosofo e quella del pastore. Filosofo non inteso come si intende nei giorni di oggi. Il filosofo era piuttosto colui che sapeva insegnare l'arte essenziale, cioè l'arte di essere un uomo o una donna in un modo vero, l'arte di saper vivere e di morire. Ecco, è chiaro che attraverso questa immagine del filosofo inteso in questo senso, le persone trovavano ciò che vivevano in Gesù, perché lui, Gesù, è colui che ci dice chi in realtà è l'uomo e che cosa l'uomo deve fare per essere veramente uomo. Gesù è colui che ci indica la via maestra. Ecco, Maria indica Gesù e Gesù con la sua persona, con la sua vita, con i suoi insegnamenti ci indica la via maestra, la via che va oltre la morte. Solo chi è in grado di fare questo è un vero maestro di vita. Ecco perché Maria ce lo indica. La stessa cosa, le stesse considerazioni sono visibili anche nell'immagine del pastore. Ricordiamo tutti quel salmo dell'amicizia: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, anche se andassi in una valle oscura non temerei, eccetera, eccetera. Il vero pastore, infatti, è colui che conosce anche la via che passa per la valle della morte. E questo pastore per noi è Gesù, è colui che è tornato, che ha vinto la morte, è tornato per accompagnarci e darci la certezza che insieme con lui un passaggio si trova sempre. Nessun evento della vita è chiuso, nessun momento della storia e non ha un'apertura più ampia. È un passaggio se noi stiamo con Cristo insieme a Maria. Ecco, è stata proprio questa consapevolezza che insieme a lui si può vincere, che questa consapevolezza è stata proprio la nuova speranza che ha abitato i primi cristiani. Non so se è altrettanto per lui adesso, lasciando risuonare un po' quello che in questi giorni le notizie ci danno. Con lui ogni passaggio è possibile e ogni situazione ha uno sbocco, ha una via d'uscita. Ecco, questa speranza che con lui tutto è possibile è la speranza che abitava nel cuore di Maria, che è passata poi ai veri discepoli di tutte le generazioni nella storia. Non dimentichiamo mai che Maria è la prima discepola di Gesù. E se ce la diciamo tutta, non è facile essere discepoli di Gesù. Non è però neanche impossibile, perché altrimenti Gesù non ce l'avrebbe proposto e non ce lo offrirebbe tutti i giorni di seguirlo e non ci avrebbe neanche dato Maria come madre dalla croce per compiere questo cammino fino alla fine. Ecco, allora vogliamo davvero lasciarci prendere per mano da
per una vita nuova, per una vita bella, che passa anche attraverso le strettoie, per essere santi di nome e di fatto. Noi crediamo, in comunione con tutta la Chiesa, che questo sia possibile. Lo crediamo come popolo, lo crediamo personalmente, ecco, ognuno è invitato nel suo cuore a trovare questa risposta. Mi piace a questo punto di lasciare risuonare una testimonianza di Michelangelo, il grande scultore fiorentino. L'avremo già sentita, ma fa sempre bene a ricordarcela. E lì diceva che la scultura è l'arte dell'elevare, ma anche la santità si ottiene così, per arte di levare, cioè facendo cadere i pezzi inutili, i desideri e le tendenze che ci abitano, quelle della carne, che ricoprono la creatura nuova e le impediscono di venire alla luce e di emergere. Ecco, un giorno Michelangelo passeggiava per un giardino di Firenze e a un certo punto vide un blocco di marmo abbandonato in un angolo tutto ricoperto di terra e di scatto si è fermato, come se avesse visto qualcuno così all'improvviso. E lui disse: in quel blocco c'era chiuso un angelo, voglio tirarlo fuori. Ecco, proprio mosso da questo, ha preso di lena uno scalpello e ha cominciato a lavorare. Ecco, anche Dio ci guarda così. Come siamo? Simili a quel pezzo di pietra grezzo ricoperto di terra. Guarda ciascuno di noi e dice: lì dentro c'è nascosta l'immagine di mio figlio. C'è una creatura nuova, bella, voglio tirarla fuori. Questo è il desiderio del cuore di Dio. E a questo scopo Lui fa servire ogni fatica, ogni sofferenza, ogni dolore, in poche parole, tutte le croci che si incontrano nella vita hanno come fine questo. L'immagine di Gesù che Dio vuole far venire alla luce in ciascuno di noi. E in questa esperienza della croce possiamo benissimo metterci dentro anche questo momento difficile, questo momento storico che stiamo vivendo come umanità intera e come Chiesa. Non è fine a se stessa. Non è che passata questa è passato tutto. È veramente un'occasione attraverso la quale Dio ci lavora, ci plasma con quella tenerezza che è propria di un padre e di una madre che amano il proprio figliolo, la propria figliola. Stamattina, quando sono uscita dal coro, quando siamo usciti dal coro dopo le lodi, guardando il nostro chiostro e vedendo i raggi di sole che lo illuminavano, dicevo: guarda, ieri la neve e oggi il sole, come il Venerdì Santo e come la Domenica di Risurrezione, lo stesso mistero. Ecco, c'è un legame particolare tra il Venerdì Santo e la Domenica di Risurrezione. È l'obbedienza di Gesù. Gesù non è morto da disperato, Gesù è morto da obbediente. Se ricordiamo negli Atti degli Apostoli, proprio nel giorno di Pentecoste, Pietro mette sulla bocca di Gesù che muore le parole di un salmo che dice così: la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi. E anche il salmo che Gesù dalla croce dice degli
gridando: Dio mio, perché mi hai abbandonato? In realtà è proprio questo salmo, termina con un grido di speranza e dice così: e io vivrò per lui, lo servirà la mia discendenza, si parlerà del Signore alla generazione che viene. Thank you.
15 anni di carcere in una situazione di disperazione apparentemente totale. Ecco, proprio in questo contesto, l'ascolto di Dio, il poter parlare a Lui, è diventato per lui una crescente forza di speranza. Questa forza, dopo il suo rilascio, gli ha consentito di diventare per gli uomini di tutto il mondo un testimone della speranza. Deve aver scritto anche un libretto, credo, proprio di preghiere della speranza. Quella speranza, quella vera, quella grande, che anche nelle notti della solitudine non tramonta mai. Ecco, lui è una di queste piccole luci. Sempre lui, da noi, da quanto afferma anche questo. Nella mia vita ci sono stati lunghi periodi di incapacità di pregare. E dice come egli si è aggrappato alle parole di preghiera della Chiesa, al Padre Nostro, all'Ave Maria, alle preghiere della liturgia. E facendo risuonare questa testimonianza del Cardinale Vantoin, Papa Benedetto dice: nel pregare deve sempre esserci questo intreccio tra preghiera pubblica e preghiera personale. Così possiamo parlare a Dio. Così Dio parla a noi. In questo modo si realizzano in noi le purificazioni che aiutano l'uomo nuovo a venire alla luce, a nascere, a crescere. Mediante queste purificazioni diventiamo capaci di Dio e siamo resi idonei, siamo resi adatti a servire gli uomini. Continua Benedetto, diventiamo capaci della grande speranza e così diventiamo ministri della speranza per gli altri. Ecco, in senso cristiano è sempre anche speranza per gli altri, non è mai chiusa. È una speranza attiva nella quale si lotta perché le cose non vadano verso una fine perversa. Ma è una speranza attiva proprio anche nel senso che si diventa degli strumenti per il mondo. Strumenti perché il mondo stesso rimanga aperto a Dio. E così la speranza cristiana rimane anche speranza veramente umana. Cristiano non è un disincarnato, è colui che in pienezza vive la storia e vive la vita. Dicevamo che abbiamo bisogno di persone vicine, e chi più di Maria, più della Madonna? E quale persona potrebbe più di Maria essere per noi stella di speranza? Lei che con il suo sì ha aperto a Dio stesso la porta del nostro mondo. Dio si fece carne, è diventato uno di noi e ha cominciato ad abitare in mezzo a noi e ancora è in mezzo a noi, anche se spesso noi lo dimentichiamo. E Maria è per noi quella che è, perché ha vissuto pienamente. Insieme a Giuseppe ha accolto passo dopo passo la vita, anche nei momenti più duri. Non stiamo a elencarli tutti, anche già nelle piccole meditazioni del Rosario abbiamo colto qualche aspetto. E che cosa ha fatto Maria in questi momenti difficili? Quello che ha sempre fatto. Pregava e custodiva nel suo cuore. Ecco, possiamo proprio vedere, davvero, ricordando anche la testimonianza del Cardinale Vantoin, come la preghiera è scuola della speranza, anche in questo momento storico, la preghiera
e scuola di speranza, altrimenti non abbiamo una chiave di lettura vera. Maria che cosa fa? Non si sottrae mai alla realtà. Non dispera, confida. Maria sotto la croce credette, sperando contro ogni speranza. Che cosa vuol dire sperare contro ogni speranza, mi sono chiesta. Sul Calvario Maria, senza avere nessun motivo di speranza in una situazione che umanamente era totalmente priva di speranza e in contrasto addirittura con la promessa che aveva ricevuto. Ecco, Maria spera, il suo cuore è colmo di speranza in virtù di un'unica cosa, della parola di speranza pronunciata a suo tempo da Dio. Ecco, questo è l'ancora. Tante volte la speranza è raffigurata come l'ancora, non che si aggrappa sul fondo del mare, ma che si aggrappa al cielo, un'ancora lanciata nel cielo. Maria, nel mistero dell'incarnazione, è stata per noi maestra di fede. Nel mistero pasquale c'è maestra di speranza, senza nessun dubbio. Stare ai piedi della croce in quel modo che è per noi veramente l'insegnamento degli insegnamenti. E come Maria è stata presso Gesù crocifisso, così la Chiesa, così anche noi siamo chiamati a una cosa. Prima di tutto ad abbracciare quella parte povera di noi e poi a farci prossimi a chi ne ha bisogno. E siamo chiamati a stare accanto in speranza, con il cuore pieno di speranza come Maria. I sacerdoti ce lo dicono tante volte, non basta compatire le pene di chi soffre oppure cercare di sollevarle. È troppo poco, perché questo possono farlo tutti, anche quelli che non conoscono la risurrezione. A noi invece è chiesto di dare speranza, con una certezza nel cuore, che la sofferenza non è assurda, che nessun momento difficile non ha un senso. Perché ci sarà una risurrezione dai morti, questa è la nostra fede. Abbiamo cantato all'inizio, Dio aprirà una via dove sembra non ci sia. È il nostro Dio. Abbiamo bisogno di speranza per vivere, come dell'ossigeno per respirare. Si è soliti dire, finché c'è vita c'è speranza, però è vero anche che finché c'è speranza c'è vita. Il mondo davvero ha una nostalgia impressionante di speranza, non può fare a meno della speranza. Se cade la speranza grande, quella che viene da Dio, ne deve inventare per forza una piccolina, a misura d'uomo. Abbiamo bisogno delle speranze, dalle più piccole alle più grandi. Speranze che giorno per giorno ci aiutano a camminare. Però, senza la grande speranza, anche queste piccole, per quanto grandi siano, non bastano. E la grande speranza ha un nome solo, Dio. Dio è il fondamento della speranza. Non un Dio qualsiasi però, ma quel Dio che possiede un volto umano, che ci ha amati fino alla fine. Quel Dio che noi diciamo essere Gesù. Quel
Gesù che grazie alla Sede Maria anche noi possiamo incontrare. E noi abbiamo la grazia di poterlo incontrare ogni giorno nell'Eucaristia. Esiste davvero uno sperare contro ogni speranza come quello di Maria. Maria nel suo cantico magnifica e esulta il Signore, esulta nel Signore, perché lui ha guardato, lei dice, all'umiltà della sua serva. Sì, ce lo siamo detti tante volte, lo sentiamo dire tante volte, Dio è particolarmente attratto dall'umiltà. Ma anche la speranza piace tanto a Dio. Al punto tale che ci chiede continuamente di sperare in Lui. Ricordiamo quello che è scritto nel Vangelo. Gesù dice così: finora non avete chiesto nulla. Qualunque cosa chiedete, credete di averla già ottenuta. Questo è sperare e vi sarà data. Che cosa significa sperare? Tante volte sentiamo dire speriamo, chissà, speriamo, non è la speranza che si sta roba. Cioè sperare significa scoprire che c'è ancora qualcosa che si può fare. Non siamo lasciati in balia del vuoto. Sperare in Dio nelle difficoltà significa riconoscere che se la prova, nonostante tutto, continua, la ragione non è in Dio, Lui è amore infinito sempre, ma la ragione è dentro di noi. E se la ragione è in noi, vuol dire che possiamo fare ancora qualcosa per cambiare. Vuol dire che c'è ancora un compito da svolgere. Quale? Quello di sopportare con pazienza. E se fosse necessaria la pazienza oltre ogni limite, c'è ancora un compito, quello di non perdere la pazienza neppure quando si è all'estremo. C'è sempre un grande compito da assolvere e questo è sufficiente per tenerci abbastanza impegnati per non disperare, per non cadere nella disperazione. E qual è questo grande compito? È quello di sopportare con pazienza fino alla fine. Questo è stato il grande compito di Maria, ai piedi della croce. Maria lo portò a compimento, sperando sotto la croce, e proprio in questo lei è pronta adesso ad aiutare anche noi, ciascuno di noi. Se accettiamo di lasciarci prendere per mano da lei. Ho finito. Lasciamoci aiutare. Aiutiamoci a volgere lo sguardo a colei che ha saputo stare presso la croce sperando contro ogni speranza. Impariamo a invocarla spesso come madre della speranza. E se siamo anche noi nella prova, perché questa prima o dopo si presenta, e siamo tentati di scoraggiamento, aiutiamoci, riprendiamoci. Ripetiamo a noi stessi quelle parole che sono scritte anche nella Bibbia. Ma le misericordie del Signore non sono finite. Per questo in Lui voglio sperare. È cominciata la Quaresima con una pennellata tutta particolare quest'anno. Non abbiamo bisogno di inventarci penitenze straordinarie. La Quaresima è un'occasione, mi piace vederla così, per ascoltare la nostra fame più profonda. La fame nei confronti di noi stessi, di Dio, degli altri. La quale...
Quaresima è un'occasione che ci aiuta a capire ciò che è importante, ciò che è essenziale, e perciò ci aiuta a saper scegliere ciò che è bene per una vita buona, nuova e vera. Maria, Madre della Speranza, che ci indichi la via, che ci indichi Gesù, prega per noi. Amen.